Sindaco Semproni, altra giornata importante qui nel suo comune, continuate questa informazione con il sociale, oggi appena inaugurate la piazzetta. Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Questo è il seguito di un discorso che era già iniziato un paio di anni fa, quando abbiamo aderito al Parlamento della Legalità. Se ricorderete, mettemmo anche una lapide nel palazzetto dello sport, che tra l'altro servì come campo base per i soccorsi a Rigopiano. Questo quindi non è altro che il seguito di un discorso già iniziato. Tanta partecipazione e soprattutto la volontà attiva dei cittadini di questo quartiere di aver intitolato la piazzetta a questi due importanti personaggi dell'Italia. Come ho detto, l'iniziativa è partita anche dai cittadini di questo quartiere, che hanno suggerito di intitolare la piazza a questi due importanti personaggi. È stata subito accolta la domanda, perché oltretutto questo è uno dei quartieri più popolosi della nostra città, perché come immaginate il centro storico oramai è così poco abitato, molte abitazioni sono state abbandonate, qui invece troviamo veramente tantissime persone che ci abitano, e ci tengo a dirlo, qui veramente troviamo ancora dei bambini, perché all'interno della nostra città, all'interno di Penne, è difficile trovare delle famiglie giovani con dei bambini. Questo è un interessante per me che questa iniziativa parta proprio da questo quartiere. Ecco, appunto, tanti bambini, tanti giovani, per far continuare a conoscere la storia e continuare questa battaglia a favore della legalità e contro tutte le mafie. Ma i bambini sono il futuro, il nostro futuro, il domani, quindi se noi riusciremo ad inculcare loro quella che deve essere la legalità e quello che deve essere il giusto modo di vivere, sicuramente la società migliorerà.